tutti nuovi, video relativo alle 13 lune. Oggi parliamo della luna, di una delle mie lune favorite, come vi avevo già detto, che è la luna di ottobre, chiamata anche luna di sangue, ma chiamata anche luna della caccia, luna rossa, luna morente, luna delle foglie cadenti e 20 miliardi di altri nomi che non ho potuto mettere tutti, ad esempio anche tipo luna di Artemide cacciatrice e via così. Vi lascio un attimo il video delle corrispondenze e noi ci vediamo dopo per parlare della luna di sangue. Corrispondenze della luna di sangue. Erbe, alberi, fiori e profumi. Menta, timo, angelica, uva ursina, bardana, fragola, erba gatta, acero rosso, calendula, cipresso, tasso, fiori di melo, ciliegio, acacia. Animali. Cervo, elefante, airone, ariete, sciacallo e in generale tutti gli animali del sottobosco. Pietre e cristalli. Opale, berillo, turchese e tormalina nera. Colori. Porpora. Bordeaux, blu e rosso. Allora, cosa dire della luna di sangue? Perché è una delle mie preferite, innanzitutto. Non perché io sia particolarmente macabra, cioè anche, però non perché si chiami luna di sangue. Allora, la luna di sangue è la terza luna del ringraziamento, che praticamente va a, come dire, a creare un'atmosfera molto molto particolare, perché è una luna che si ricollega in realtà alla fine di Mabon e all'inizio di Somin, quindi questo periodo di transizione, possiamo dire così, perché è proprio nel mese di Somin, però in realtà è ancora Mabon, o in quali altri modi voi vogliate chiamare Mabon e Somin. La luna di sangue è la terza luna del ringraziamento ed è un ringraziamento molto particolare e che appunto a me piace moltissimo, che è il ringraziamento a tutti coloro che si sono sacrificati per noi, sia a livello diciamo di tempo, quindi qualche persona che ci è stata dietro perché magari siamo stati male, perché magari abbiamo avuto delle difficoltà, perché magari eravamo in un periodo emotivo molto difficile, un periodo stressante, un periodo faticoso, oppure proprio a livello fisico, persone, animali e piante che hanno dato la vita per noi. In particolar modo animali, e per questo che viene anche chiamata luna della caccia, vengono comunque ringraziati in particolar modo gli animali che hanno perso la vita per il nostro sostentamento. E quindi dovete ringraziare praticamente chi sostiene la vostra alimentazione. Nel mio caso, io sono vegetariana, ringrazio innanzitutto tutti i vegetali che sono morti per darmi sostentamento, per darmi la vita, ringrazio tutti gli animali che hanno prodotto uova, latte, formaggio, eccetera, eccetera, per esempio le mie galline che hanno prodotto le uova che io mangio. Le capre di una nostra amica o le mucche di una collega di mia madre che producono il formaggio che io mangio, per esempio. Tutti gli animali che mi hanno sostenuto prima che io diventassi vegetariana e tutte le persone che non dico che hanno dato la vita perché non è ancora morto nessuno per me, però persone che mi hanno sostenuto durante l'anno dalla luna rossa. Cioè, scusate, dalla luna di sangue di ottobre 2017, in questo caso, fino alla luna di sangue 2018, o comunque dall'anno precedente fino all'anno corrente. Quindi è una luna che a me piace veramente tantissimo, perché io sono una che ringrazia spesso e volentieri per qualsiasi cosa, e ringraziare proprio per l'alimentazione mi pare che sia il massimo dell'etica, della moralità e della giustizia possibile che possiamo fare nel nostro piccolo. Parliamo un attimo di una tradizione relativa a questo significato di ringraziamento e poi parliamo di un altro tipo di ringraziamento.
una tradizione antica voleva che gli abitanti dei villaggi, durante questa luna, che veniva chiamata luna rossa, ma mi raccomando, non confondetela con le eclissi, perché non ha niente a che vedere con le eclissi, lunare ovviamente, praticamente si prevedeva che il sangue. Si prevedeva che gli animali che venivano uccisi durante il mese di ottobre o comunque durante la lunazione precedente, quindi la luna di settembre, fossero totalmente salassati, quindi il sangue veniva conservato e durante la luna di ottobre, la luna di sangue, questo sangue venisse gettato in una buca scavata nella terra, proprio a simboleggiare della serie tu hai dato a me e io ti restituisco. Proprio simboleggiare questo ringraziamento per il sangue versato per la propria alimentazione, per la propria vita. Un altro tipo invece di interpretazione relativo alla luna di sangue è quello relativo al ringraziamento per la vita più che per la morte. E quindi un ringraziamento in realtà volto molto più al femminile, volto al riconoscimento dell'importanza della validità per il ciclo mestruale. Infatti la luna di sangue acquista anche questa connotazione non di sangue in senso mortuario, ma di sangue in senso di vita. Lo sapete, il ciclo mestruale permette la vita, perché senza ciclo mestruale una donna non è fertile e quindi non può dare la vita. E quindi un altro aspetto di questa luna è proprio quello di ringraziare il fatto che le donne, perlomeno, infatti è un culto prevalentemente femminile, ma dovrebbero farlo anche i maschietti, il fatto che le donne abbiano il ciclo mestruale che porta proprio a donare la vita, a dare la vita, ovviamente in congiunzione con i maschietti, perché senza maschietti noi non facciamo niente, però che aiutano a fare questa, a creare proprio la vita. In realtà dovete pensare che quest'idea di ciclo mestruale è molto, che dà la vita. È molto più recente in realtà di quanto non si pensi, ed è collegata a quest'idea della luna di sangue come collegata al ciclo mestruale è più recente di quello che si pensi ed è legata a una cosa molto precedente, quando in realtà si credeva fra gli uomini primitivi che la luna rendesse le donne incinte e quindi si credeva che l'atto sessuale in sé servisse semplicemente a dilatare le pareti, a dilatare la vagina delle donne. Di modo che la luce lunare fecondasse le donne e desse la vita. Quindi in realtà questa concezione è stata, questa concezione della luna di sangue relativa al ciclo mestruale è in realtà un residuo di un culto molto più antico. Infatti, la luna all'inizio veniva adorata proprio come portatrice di vita, perché appunto si credeva che il pene servisse soltanto ad aprire la strada, diciamo a spianare la strada alla luce lunare che fecondasse la donna. In questo tipo di luna, in questa concezione qua, in questa luna viene quindi offerto verrebbe offerto astrattamente il sangue mestruale. Io mi rendo conto che non è che tutte abbiamo il ciclo in questo nel giorno esatto della luna piena, quindi è molto difficile in realtà, e ad alcuni fa molto ribrezzo, anche se non dovrebbero, non importa, ad altri fa veramente schifo, e quindi la cosa via può essere sostituita versando del composto rosso. Alcuni dicono di versare inchiostro rosso nel terreno, ve lo sconsiglio perché l'inchiostro rosso comunque è inquinante. Quindi io a questo punto preferirei consigliarvi di farvi una tisana o un infuso di fragole, di frutta rossa in generale, o comunque che acquisti il color rossastro e poi versate quell'infuso per terra, così almeno è un po' più naturale. Ultima cosa relativa alla luna di sangue, è una luna molto particolare perché in alcune tradizioni gli animali non possono mai entrare nel cerchio se non durante la luna di sangue. Questo a rimarcare il fatto che gli animali diano la vita per le persone non solo morendo per sfamarli, ma anche proprio dando la vita come amici fedeli. Pensate ad esempio ai cani che vi proteggono a costo della vita. Oppure ad altri tipi di animali che vi proteggono a costo della vita, vi proteggerebbero a costo della vita. E quindi in alcune tradizioni dove non è assolutamente possibile far entrare gli animali all'interno del cerchio, se fate il cerchio, se si fa il cerchio, gli animali in questa luna sono assolutamente i benvenuti e ci sono congreghe e covene che addirittura si organizzano portando animali, diciamo, compatibili fra di loro senza portare il canarino e il gatto, per esempio, e lasciarli liberi da soli. Si organizzano un po' e portano gli animali, portano degli animali all'interno del cerchio proprio per
rimarcare questa forte importanza soprattutto degli animali. Altri invece portano anche delle piante dal colore molto rossastro, quindi solitamente dei fiori, per esempio di gerani rossi o delle rose rosse o cose così che appunto rimarchino questa quest'idea. Detto questo, è uno dei video più lunghi che io abbia fatto relativi agli Esbat. Video così lunghi c'è solo quella della Luna del Lupo, ma si vede che sono le mie due favorite perché parlo tanto. Detto questo, vi lascio un bacione, vi auguro un buonissimo Esbat, una buonissima Luna di Sangue, qualsiasi sia l'idea che abbiate della Luna di Sangue. Vi ricordo i nomi che può avere la Luna di Sangue. Se non volete chiamarla Luna di Sangue, potete chiamarla Luna della Caccia, Luna Rossa senza confonderla con l'eclissi, Luna Morente, Luna delle Foglie Cadenti o Luna di Artemide Cacciatrice. Vi lascio un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Mua!